Ma io per il calcio credo che bisogna terminare i campionati, che è il bene di tutti. Allora, sono del parere che se i campionati se il problema del coronavirus fosse nato a, mettiamo, a novembre-dicembre, allora con 15 giornate di campionato ti avrei detto, Maria, forse è meglio smettere, chiudere il campionato, annullare tutto. Ma quando si fa già tre quarti del campionato, mancano su 40 partite, sono state fatte 30 adesso. Partita più, partita meno. Credo che è giusto dare merito ai risultati sul campo e credo che prima o poi bisogna finire questi campionati. Perché faccio un esempio: il Monza, in questo caso il Lega Pro, stesso Benevento dove lavoro io in Serie B, quando hanno fatto 20 punti più in classifica rispetto ad altri, è giusto premiare il lavoro svolto durante l'annata. E credo che per premiarli vada finito il campionato. Guarda, io sono 2 mesi che ci penso e sinceramente ancora non riesco a darmi una risposta di cosa fare e cosa non fare. Da quello che vedo qui che Milano è vicina, sento, vedo sui giornali cose non bellissime, quindi è un rischio continuare. Poi capisco anche che ci sono tra Serie A e Serie B delle cose che vanno oltre a tutto, sinceramente non saprei darti una risposta, cioè, nel cuor mio direi di finirla qui, di smettere tutto e cercare di superare questa situazione che è molto difficile. La fortuna vuole che nessuno della mia famiglia è stato toccato, è stato colpito da questo flagello. D'altro canto, nel mio settore giovanile abbiamo avuto un paio di dirigenti e alcuni genitori che hanno contratto il virus e uno di questi genitori, il papà di un ragazzino di un 2006, quindi di 14 anni, purtroppo è morto, era anche molto, molto giovane. Quindi ho toccato da vicino la tragedia di questo virus, che è, passatemi la parola, è un virus bastardo perché è subdolo, non ti fa capire fino ad un certo punto la gravità della situazione.